Un saluto da Marco Russo, benvenuti sul sito www.marcorusso.it. In questa puntata parleremo di cinema, arriva in Italia il film Scandalo e Denti, informatica, il blog del Moige sotto attacco, musica, il CD Giovannotti e Asia e rispettivi partner, sport, Lance Armstrong tornerà a pedalare. Cinema, film Scandalo del Sundance Festival. Il mese di agosto fa sbarcare in Italia successi del cinema indipendente americano, affermatisi al Sundance Festival di Robert Redford. Bussa così alla porta il film Scandalo di quest'anno, Denti, di Michel Lichtenstein, noto per le particolarità anatomiche intime della sua protagonista. Il film, distribuito da Megafilm, non va confuso con l'omonimo lungometraggio di Gabriel Salvadores del 2000. Hackers attaccano il blog del Moige. Un gruppo di hackers si è inserito nel database del blog del Moige, Movimento Italiano Genitori, nella serata di venerdì scorso, rubando le password di accesso all'amministrazione, sommergendo il sito di insulti e minacce. Lo ha denunciato la stessa associazione, sottolineando come l'attacco sia avvenuto a 24 ore dal lancio della campagna contro la pedofilia via cellulare organizzata dal Moige e dalla Polizia Postale. Musica. Giovannotti e Asia, nozze in Toscana. Qui in chiesa, lei in municipio. Lui con la compagna di una vita, lei col pancione con un nuovo compagno. Lui è Lorenzo Cherubini, in arte Giovannotti. Lei è Asia Argento, figlia del re dell'horror Dario. Vite diversissime, ma in comune un matrimonio a distanza di pochi giorni, di pochi chilometri, nell'Arentino, lontani dal glamour e dallo star system. Giovannotti si è sposato a Cortona, mentre Asia Argento ad Arezzo. Cipollini, Armstrong può vincere. Il CT Ballerini ha solo da perdere e poco da guadagnare. Il ritorno di Lance Armstrong all'attività agonistica fa discutere il mondo del ciclismo, ma c'è chi sostiene che potrebbe tornare a vincere. Per tornare al successo, sostiene l'ex campione del mondo, Mario Cipollini, non ci sono limiti di età. Trovo il suo ritorno entusiasmante, c'è da chiedersi perché aveva smesso. Non dimentichiamo, li fa eco il CT della Nazione, Franco Ballerini, che si sta parlando di un uomo fuori dalla media. Credo che abbia solo da perderci e poco da guadagnarci. Questa era l'ultima notizia di oggi, un saluto da Marco Russo, arrivederci sul sito www.natorusso.it.